Dovreste votare per me perché arriva al cinema La bestia di Danielle Barnes, o meglio Beastly, adattamento dell'omonimo libro della scrittrice per ragazzi Alex Flynn. Ispirato alla fiaba La Bella e la Bestia, il film riporta nel nostro mondo le atmosfere gotiche e gli incantesimi da sciogliere. Alex si divide in due, prima Kyle, un principe bello, viziato, superficiale e incredibilmente popolare nel suo liceo che, dopo aver pubblicamente umiliato una sua compagna Kendra, diventa Hunter, modello di tutto ciò che lui non ha mai voluto essere, un orribile ma forse più affascinante perdente. La sua redenzione passa per l'amore della bella Lindy, interpretata dal volto disneyano di Vanessa Hudgens. Film per teenager, dagli intenti pedagogici, ci mostra come le apparenze sociali spesso siano solo involucri vuoti da colmare con gesti d'amore e considerazione per gli altri. Beastly, dal punto di vista narrativo, procede con ritmi alti e forsennati, non lascia spazio a pause di riflessione, trascinando lo spettatore verso una conclusione opaca e scontata. Una pellicola, insomma, che si lascia vedere e dimenticare. Un plauso invece al make-up della bestia, questa volta senza pelliccia e soprattutto completamente glabro e tatuato, realizzato da un professionista del settore come Tony Gardner, artista già affermato per lavori come Due su tutti, Aliens di James Cameron ed il video thriller di Michael Jackson.